un po'. 19° confronto al Tardini, tutto esaurito fra i due club, l'ottavo per Ancelotti contro la squadra che l'ha lanciato in A come allenatore. C'è Bresciano nel Parma al posto di Nakata, torna Serginio nel Milan, un Milan che mette subito paura alla formazione giallo-blu sin dalle prime battute del match. Il Milan che poggia molto il suo gioco proprio sulle qualità, la corsa tecnica del brasiliano del Milan. In panchina ci sono Rui Costa, c'è Rivaldo, c'è Sedor, davanti Shevchenko ed Inzaghi, ed è proprio Shevchenko che prova a seminare la difesa del Parma. Qui va a puntare Ferrari, poi cerca la soluzione debole nei confronti di Fre. Si fa vedere il Parma intorno alla mezz'ora con questo tentativo di Adrian Mutu, poi ancora rivediamo questo tiro di Adriano con il muro della difesa rossonera. Un Milan molto attento nei primi 45 minuti, molto equilibrato il match, difficile passare da una parte e dall'altra. Il Parma che però trova un sussulto con Mutu, lo vediamo, il destro e la respinta, il riflesso di Dida, eccolo ancora l'intervento del portiere brasiliano. Nella ripresa dentro Rivaldo per Shevchenko, ma c'è ancora Serginho al quarto minuto. Osservate il pallone per Filippo Inzaghi, solo davanti alla porta spalancata, e non trova la rete Inzaghi. Ancora il Milan, questo lungo rilancio di Nesta, manca l'intervento Cardone, palla gol per Inzaghi che forse non se l'aspettava sul fondo. Poi si fa vedere il Parma ancora con Bresciano, con Adriano, ancora per Bresciano, quindi Junior il sinistro sul fondo. Cambia ancora assetto tattico il Milan, dentro Sedorf per Pirlo, Gattuso si accentra sul fronte opposto, abbiamo visto questa uscita con i pugni di Dida. Poi ancora l'azione che prosegue, questo tentativo da parte di Mutu. Benarrivo rileva Bonera e tocca le 500 presenze nel calcio professionistico. Adesso al 31esimo, osservate Mutu sulla sinistra, a spazio, con lo sguardo va a cercare Adriano in mezzo all'area, il tocco di tacco del brasiliano ed è il gol del vantaggio del Parma. Il 13esimo di Adriano in questo campionato, sommerso dall'abbraccio dei compagni, posizione regolare sembra per Adriano, che va di tacco a ricordare anche un certo Bettega e a segnare il gol dell'1-0 del Parma, la delusione di Ancelotti. Poi si fa vedere il Milan con Sedorf, prende la mira, questa volta il pallone supera la traversa, va dentro Tomasson, cambia ancora Ancelotti, il Milan che è sotto, deve assolutamente rimediare questa partita. E osservate Sedorf che coglie l'incrocio dei pali al 38esimo minuto, ancora l'olandese del Milan a Fre battuto. E poi al 40esimo l'episodio che farà discutere. Il pallone toccato da Inzaghi cerca la conclusione Ambrosini, Inzaghi è in posizione regolare almeno dalle immagini che abbiamo visto, ma poi ci penserà Paolo Paganini alla moviola a raccontarci tutto. Il signor Pisacreta segnala la posizione di Inzaghi in fuorigioco, quindi rete vanificata. Ci prova ancora Adriano e al 45esimo entra Pierini per Mutu, in fase ormai di recupero ancora Adriano, davvero fra i migliori in campo, che cerca il colpo di testa di Filippini. E poi Prandelli si arrabbia per questa segnalazione sul fuorigioco di Adriano, Farina lo manda fuori anzitempo. E la terza vittoria consecutiva del Parma che vede la zona Champions League, e il Milan che scende a 8 punti dalla Juventus. E questo è Adriano Galliani che lascia poco prima della fine della partita il Tardini, credo visibilmente deluso. Io non ho presentato prima Paolo Paganini, mentre vediamo adesso la classifica in attesa naturalmente delle partite di domani. Siamo appunto con Serginho, davanti a lui c'è Bonera, c'è il fallo, si chiedeva il calcio di rigore, ma vediamo che il fallo di Bonera su Serginho è avvenuto al di fuori dell'area di rigore, quindi giusta la decisione di Farina, e qui è stato assegnato un calcio di punizione dal limite. Andiamo avanti ancora per...